che il governo ha deciso in materia di Covid, vi rispondo subito senza aspettare la vostra domanda. Avrei fatto scelte diverse, lo sa benissimo il Presidente, lo sanno benissimo tutti quelli con i quali mi sono confrontato in queste ultime ore, ma questa è una legge del nostro Paese al momento, va rispettata. È stata fatta, come ha detto giustamente il Presidente Fontana ieri in un'intervista, una tempesta in un bicchiere d'acqua, perché stiamo parlando, per quanto riguarda i medici che lavorano negli ospedali in Lombardia, credo di 19 unità, e quindi stiamo davvero parlando di numeri risibili, e certo non reintroducendo questi 19 risolviamo i problemi della loro pianta organica degli ospedali né della Lombardia né dell'Italia. Quindi credo che il problema vada rimesso nell'ambito della sua reale importanza nel contesto di una sanità italiana regionale che comunque soffre. Non è questa la soluzione dei problemi della sanità in Italia, ma è chiaro che vanno adottati con cautela quei provvedimenti di reintegro di questo personale. E quindi l'Ordine dei Medici sta facendo la sua parte. Noi faremo la nostra, è ovvio che vanno fatti dei controlli da un punto di vista medico e anche dal punto di vista professionale, se qualcuno per un anno o due anni non ha lavorato. E va fatto anche a tutela di tutte le persone che vengono ricoverate nelle strutture pubbliche, sanitarie e private, anche di questa regione. Quindi non credo che sia corretto eventualmente destinare, se ve ne fossero, dei medici Novax nell'ambito di reparti con i quali possono venire a contatto con pazienti fragili o a rischio. Non è questo il caso, perché da quelle che sono le specializzazioni che ho visto di questi 19 comunque non ci sono problemi, quindi ci sarà cautela nell'impiego, nel reimpiego di questo personale. Ora che questo personale viene reimpiegato, arriviamo alla fine dell'anno, e quindi il problema di questo accorciamento drammatico di due mesi alla fine della fiera non si porrà.